Gentili amici e amiche, benvenuti al canale 10 VIP. E devo dire, oggi il nostro ospite, veramente l'ambiente cosiddetto dei VIP, lo ha frequentato davvero e per motivi professionali lo frequenta probabilmente anche privatamente. Comunque l'avvocato Jacopo Pensa. Avvocato, lei ha difeso per tempo, molto tempo, la modella Terry Broom nel Milano cosiddetto, sì, così da bere, dicevano. Che ha commesso comunque un delitto perché ha ammazzato un playboy d'Alessio a quei tempi. Ce ne vuoi parlare? Sto rievocando un momento della mia vita professionale ovviamente molto intenso ed importante. Voglio essere breve, riassumere. Era il tempo, come lei giustamente diceva, della Milano da bere, ed era il tempo in cui a Milano c'era una vita molto movimentata da questo punto di vista. La Terry in realtà non era una fotomodella, era la sorella di una fotomodella che già era diventata abbastanza famosa, soprattutto nell'ambiente Donna Broom, eccetera. La Donna Broom aveva fatto venire la Terry a Milano, Terry aveva cominciato a frequentare questo ambiente cosiddetto VIP, era una ragazza fragile, era una ragazza modesta per la verità, non era neanche quella gran bellezza che dicevano, era una bella ragazza di 22-23 anni in allora, che è capitata poi in questo mondo complicato, è inutile adesso ripercorrere i fatti nella loro specificità, fatto sta che è successo questo delitto. Non si è trattato di un giallo, molte volte mi hanno chiesto ma il giallo non era un giallo, perché era lei, l'ha confessato e era pacificamente stata lei a commettere questo omicidio. Il problema, come io dicevo allora a certi giornali che poi l'hanno riportato, questo era un giallo della mente, un giallo della psiche, vale a dire come sia stato possibile che una ragazza, voglio dire, cresciuta in un ambiente abbastanza normale, sia pure, ripeto, medio-basso, dal punto di vista del centro, i genitori, il papà era un modesto militare, la mamma una casalinga, eccetera, abbia potuto avere una reazione così scatenante. C'era un problema di provocazione, c'era un problema... Anche droga, no? Un problema di assunzione di droga, di... quasi di cronicità, che io avevo cercato di sostenere in primo grado, l'avevano negato in appello, poi è stata riconosciuta la semi-infermità mentale da intossicazione da cocaina. Fatto sta che, per farla in breve, è vero che è stato un delitto maturato in questo ambiente cosiddetto bere, perché c'era di tutto, nessuno scrittore avrebbe potuto inventarsi cavalli, droga, belle donne, night, gioielli, musica, denaro, c'era un notissimo immobiliarista che era già morto, Cabassi, eccetera. Quindi c'erano tutti gli ingredienti per una storia che sembrava una fiction in quel momento. La fine della storia è stato che Terry ha avuto una condanna in secondo grado poi di 12 anni o 12 e 30, 12 e mezzo, non mi ricordo. Di fatto io non ho impugnato in Cassazione perché la sentenza mi sembrava a quel momento non più rimediabile ed era una sentenza sostanzialmente molto giusta. Ho trovato dei giudici, continuo a dirlo, li vedo ancora a Milano, molto equilibrati, equi, che hanno cercato di capire il significato di questo gesto, diciamo, che è pur sempre un delitto che ha fatto perdere la vita a un giovane, un ragazzo molto giovane anche lui. Alla fine ha scontato di fatto 5 anni circa di prigione vera, poi ha avuto una serie di benefici per cui lavorava all'esterno nel famoso carcere di Bergamo, ha imparato a fare le ceramiche, eccetera. Alla fine di questo discorso, dopo 7 anni e mezzo, ha potuto tornare negli Stati Uniti. È tornata negli Stati Uniti, grata alla giustizia italiana, che era stata una giustizia, non dico clemente, ma veramente giusta nella sostanza, aveva capito, aveva contemperato la gravità del caso con la situazione soggettiva, diciamo, della ragazza. Per qualche tempo mi scriveva cartoline, lettere, gentile, eccetera, sono rimasto in contatto altri 2 o 3 anni, poi francamente non l'ho più sentita. Beh, certo, piano piano quella vita... Spero adesso che la vita le sorrida, perché che stia bene, se lo meritava. È stato, continuo a ripetere, e poi credo che si possa dire, è stato uno dei casi in cui davvero il carcere è servito per rieducare, per riabilitare. È raro, lo dice la nostra Costituzione, però
è un principio che non sempre viene applicato e che riesce, non sempre riesce. In questo caso è riuscito perché si è disintossicata, ha capito il disvalore del suo gesto, è stata insomma un'avventura giudiziaria umana che ha avuto una storia in senso positivo. Meno male. Comunque in questo caso bravi magistrati. Vogliamo parlare ancora un attimo dei magistrati con lei. Un suo, mi limito ora a leggere perché voglio andare testualmente. Un suo assistito avvocato Giuseppe D'Amato è mancato durante il processo per corruzione, poi trasformatosi in concussione. Lei ha detto allora testualmente: è stato ucciso dalla feroce arroganza di un magistrato. E ancora ha detto: è stato vittima di un cieco accanimento giudiziario. Come vede la magistratura oggi? Vedo che vi siete molto ben documentati, è un episodio tra i tanti in cui vi posso raccontare brevissimamente, aprire una parentesi, quello che lei ha letto è un mio necrologio in realtà. Non sono sicuro di aver detto di un magistrato, sono sicuro di aver detto così, vittima di accanimento giudiziario. Non ho citato nessun magistrato, sapevo benissimo chi nomi era. I nomi non ci sono, infatti. Ecco, i nomi non ci sono. Quel magistrato, col quale poi ho fatto pace nel tempo, ma quel magistrato si è identificato per colui il quale lo avrebbe perseguitato. Nome non e lo mi dico, ha querelato. Anche se lo so. Il nome non si dice anche se no, lo no, sappiamo. No, ma si può anche dire, perché è un ma non lo diciamo perché ormai abbiamo sepolto la cosa. Io sono stato anche querelato per questo necrologio, credo di essere l'unico caso di querela a mezzo di diffamazione a mezzo necrologio, diciamo così. E poi, ripeto, la rimessa, abbiamo trovato una soluzione, nel senso che non è successo più niente. Però, come vedo i magistrati? Li vedo a seconda dei casi, perché io non ho mai generalizzato, molti amici magistrati, peraltro perché li frequentavo anche da prima che fossero magistrati, quindi amici magari delle elementari o delle medie, quindi c'è questa ipocrisia, a volte diamoci del tu fuori, del lei in tribunale, cioè, abbiamo superato con la maturità anche questo problema. Io ho sempre trovato personalmente dei magistrati onesti e corretti dal punto di vista del comportamento. Ho spesso trovato dei magistrati poco propensi a capire, quello sì, o un po' fissati nelle loro teorie, un po' difficili da scalfire nelle loro convinzioni, questo è vero. Poi adesso c'è tutta la polemica di Brunetta, se lavorano, se non lavorano, se devono andare a timbrare il cartellino. Io sono contrario a questa forma di rigore, perché non è una professione come le altre, quella del magistrato, è una professione di responsabilità, è una professione intellettuale, una professione dove entrano in gioco dei valori che non sono quelli dell'impiegato dello Stato che va a timbrare il cartellino. Questa è un'assurdità. Però è anche vero che a volte si vede un distacco dal lavoro, diciamo, poca affezione. Se devo essere sincero, poi mi capitano anche delle sorprese in positivo. A volte mi viene il ghiribizzo di provare alle 6 del pomeriggio e chiamare un sostituto procuratore perché e lo trova. Ecco, e glielo dico pure, dico allora non è vero che non lavorate. Quindi alle 2 non c'è nessuno. Però sono anche eccezioni, dipende. Però insomma, ripeto, non si può generalizzare. I magistrati, diceva qualcuno che sono una categoria a sé anche dal punto di vista psicofisico. Credo che sia vero che una volta che diventi magistrato ti cambia un po' il modo di vedere il mondo, perché tu sei portato a vedere, a verificare se in ogni condotta umana può esserci un illecito, un reato. Puoi sempre cercare il lato un po'. Però questo è un discorso generalissimo, poi se si entra nel merito. Penso ci sono anche un paio di libri che sono usciti recentemente che fanno delle critiche spietate, c'è questo qui sulla casta, la supercasta che stanno presentando in questi giorni, eccetera. Io non penso né bene né male, io penso che sia una professione difficile e penso che dovrebbero essere più umili e più disposti all'ascolto, poi scelgano, sbaglino. Per fortuna loro devono giudicare, noi dobbiamo assistere o difendere le tesi e poi facciano le stelle, come dicevano i latini. Habent sua sidera lites, vuol dire ogni
processo poi al suo destino, insomma. A volte ho visto degli errori madornali, errori dovuti non a dolo, per la verità è raro il dolo al magistrato. Un po' la malafede, a volte un po' il fatto di andare in fondo alle loro... il fatto di innamorarsi di una loro tesi e di non mollarla mai. E di difenderla fino inoltre. Quando trovo il magistrato che mi dice, avvocato, dopo aver valutato quello che lei ha detto, che il suo cliente ci ha detto, che c'era, eccetera, ho anche cambiato idea, questo mi fa piacere perché vuol dire che stanno ragionando, perché certo, solo gli sciocchi non cambiano idea. È vero. Qual è un famoso caso nel quale lei non avrebbe voluto fare il difensore? Ma veramente noi vogliamo fare i difensori quasi sempre. Quasi sempre. A volte ci sono quei reati abietti. Però qui è tutto un discorso, difficile, perché il reato è abietto se il tizio l'ha commesso. Cioè, se viene un signore a dirmi sono imputato di aver stuprato i bambini e di averli massacrati, però non sono stato io, che cosa fai? Lo assisti perché ci credi e credi nella sua innocenza, oppure non lo assisti perché l'obiettiva situazione è ripugnante? Questo è il grande... A volte capita di pensare... È un problema comunque, decide la volta capita di voi. Pensare che... Per alcuni reati abietti si vorrebbe non essere nella situazione. Io ho avuto dei processi in cui non ho amato il mio assistito, non l'ho proprio amato e l'ho difeso secondo la tecnica, secondo quello che mi consentiva la tecnica. E a volte è andato fin troppo bene rispetto a quello che meritava. A volte poi è andata peggio in casi in cui meritavano di essere trattati meglio. Sempre la vecchia storia, poi i processi hanno un loro destino. Però noi... Di solito vogliamo esserci, insomma, i processi sono tutti abbastanza interessanti, quelli di quindi certo non livello. C'è mai quel processo dove si dice questa gatta pelare non la volevo. Adesso c'è questa storia di Garlasco, per esempio, che appassiona naturalmente. Avvocato, ne parliamo nella prossima puntata. Benissimo, perché lei mi ha detto che continuavamo questa chiacchierata. Sì, certo. Quindi certo. Per oggi saluto i nostri amici e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.